Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio dell'FTB in Coop. Oggi però sono solo, nel senso della serie, perché sul server c'è altra gente, ma non fa parte della serie, perché non siamo gli unici a giocare su questo server. Allora, ho smontato l'impiantino che avevamo qui, per il semplice fatto che lo sposto e lo potenzio. Allora, vediamo un po' dove lo possiamo fare. Lì si manca sempre del marmo. Allora, qui abbiamo i letti. Vediamo un po'. Potremmo farlo qua. Vediamo un po'. Qui sarebbe stato comodo per farci nostre belle cucinare, nostre belle, insomma, per produrci materiali per il crafting. Ma a quanto pare lo andremo a fare dall'altra parte. Allora, vediamo un po' dove potremo farlo. Quasi quasi lo faccio sottoterra qui dietro, anche se abbiamo molto posto quindi qui. Allora, vediamo un po'. Sì, perché qui abbiamo coltivazione, casomai qui ci facciamo impianti di diverso tipo. Ok, andiamo a farlo qui sotto. Facciamo le scale qui. Ok, allora scaverò qui e poi chiudo e scaverò per fare una piccola cantina qui sotto. A dopo. D'accordo, eccoci qua. Ho completato la ristrutturazione, mi è pure crashato il Minecraft mentre cercavo di far ripartire la registrazione. Qualcosa che mi ha fatto danno. Ah, fanculo, sono questi affari qui. Mamma mia, questa armatura qui devo imparare a controllarla perché ci si muove talmente veloce. Ok, faremo qui sotto, faremo tutto l'impiantino. Lì c'è l'acqua infinita, d'accordo. Allora, sposteremo giù anche quella laggiù. Perciò ci leviamo subito il carbone. Siamo pieni, poi. Allora, facciamo subito qualche. Oh. Allora, facciamo subito un pochettino di Colotin, due sole. Sono certo di averne dell'altra. Ma certo. Iron. Niente. Allora, tanto due tin ce l'abbiamo. Poi da qualche parte ci dovrebbe essere altra tin. Oh, rintintin. Sopra. Ninsba. Alluminium, zinco, bauxite, ninsba, niente, lead, ninsba, zero. Zero su zero, ce n'è un pochino da fare. Ma forse ce n'ho un pochettino in una di queste. Vediamo un po'. Qua non c'è un cavolo. Di qua. Oh, eccola, lo spero che ce l'avevo. Ok, facciamo qua 4 sole me ne fa. Ne faccio 16. Ma che cacchio. Forse 20 bastano. Allora, andiamo a recuperare il creosote oil. Il creosote. Bene, in uno ce ne entra 1000. Quindi ne servono 60, non 20. E mi danno gruppi di 16. Allora, facciamo qualche altra tin. Con qualche altra tin facciamo qualche altra canna. Visto che sono accumulabili, ne servono tantissime, ma tante tante tante. Ok, vediamo un po', altre 28, serve tanta altra tin, perciò sarò costretto a farle in un'altra maniera. In teoria si potrebbero fare anche con l'alluminio, ma non. Oh, ma non mi va veloce sta armatura. Allora, vediamo un po'. Raffinated, light. Non abbiamo manco l'alluminium. Ok, vabbè, ci accaveremo lo stesso. Va bene, ah, fanculo, magari lo lascerò stare, tanto ce ne facciamo quasi di nulla di quest'olio qui. Oh, ne recupereremo una parte, cerchiamo di recuperarne il più possibile, ma non abbiamo più tin, quindi non potremo fare più di tanto.
Ok. Ne è stato un 14.000. Vabbè, dai. Possiamo. Non so se. Ora proviamo. Se poi magari il costruisco sotto e me lo ridà, bene. Altrimenti pace. Allora. Rompiamo tutto. E spostiamo tutto più giù. Così lo facciamo incassato proprio nella parete. Lì ci vuole farci un altro vetro. Anzi, no, uno solo, uno solo, uno due. Perfetto. Ok, dovrei averli tutti. Andiamo. Facciamo un buchetto giù di 3x3. Dove lo facciamo? Quasi quasi, io lo farei qui. Lo farei qui, così. E questo è 3. Poi devo andare giù agli altri 2. E di altri 2. Altri 2. 2. 2. 2. Tac. E tac. Sì, mi ero dimenticato di dirvelo che... Sì, ho sfruttato il tempo off camera per potenziare la Power Armor al meglio. Adesso è molto più cazzuta. Poi qui siamo già a 0 di energia, qui siamo a 1 e devo ricaricare qualche pezzo. Ok, sì, l'abbiamo tutti, perfetto. 3 basta, mi ha rotto le scatole, via. Quando sono in casa faccio senza, no, non vedo un cavolo perché ho la visuale notturna in questo e così ci vedo molto meglio. Dovrò poi mettere le torce, ora che mi ci fa pensare. Tac, tac, tac e tac. Ora in teoria si dovrebbe vedere. Vedete? Meno che di niente. Questo, ok. Quelli X lì segnano il punto di spawn dei mostri. Se spawnano soltanto lì, non causano problemi. Ok. Così. No, aspetta, ho sbagliato. Dai su, accatta. Mettiamo qua. Qui così, lì così, qui così e qui così. E tac, perfetto. Non me l'ho ridato. Pace. Ce lo mettiamo. Teniamo questo. Possiamo fare altrimenti. Ok. Andiamo a posizionare le nostre belle canne. Ci mettiamo questi che dovrebbero essere questi che ci fanno salire i blocchi. No. Erano quest'altri allora. Tengo tutto alla fine. Ok. Ci fanno salire i blocchi. Mi metto tutto che anche se vado veloce è uguale. Levo questo. Che non mi fa. No. E alla fine erano i pantaloni. Va bene. Allora. Cosa volevo fare? Ah, depositare le canne. Perfetto. Ci posizioniamo i nostri due bei amichetti qui. Allora, questo è il power e l'acqua. Quindi, questo va messo qui. Ma c'è debolino, c'è debolone. Allora, poi andiamo qua. Posizioniamo questo. Vaffanculo, levo questo fai qui che mi ha rotto le scatole. Allora, posizioniamo questo qua e questa la posizioniamo qui. Anche questi hanno rotto perché anche questi qui ci fanno volare. Oh, adesso va molto meglio. Vediamo un po' se è così. No, vabbè, non erano pantaloni, erano i piedini che mi facevano salire quando andavo all'indietro. Ok, allora, poi andiamo qua. Scaviamo qui dietro. Oh, è più veloce sembra. Ok. Ci posizioniamo il nostro bel acquoso accumulator. Lo mettiamo così. E ci posizioniamo così. Ok. Andiamo a prenderci un bel secchiellino. Ce lo dovremmo avere, se no ce lo facciamo. Oh. Allora, niente da fare. Vediamo un po' qui.
Minisba. Minisba. Wow. Pure ce l'avevo un secchio. Dov'è? Ah, fa culo. Ho sparato. Allora, niente da fare. Guardiamo anche qua. Oh, eccolo, lo sapevo che ce l'avevo. Ci prendiamo. Oh. Che sta laggata. Dov'è? Così. E lo posizioniamo qua. E poi il blocchetto. Perfetto. Poi altro giro, altra corsa. Là. Aia. Così. Ok, perfetto. Poi rompiamo questo. E posizioniamo questi due. Perfetto, abbiamo rifatto tutto il sistema per l'approvvigionamento idrico dei motori. In teoria dovrebbe funzionare perfetto e pieno. Ci mettiamo il tubo di legno che ci fa uscire il tutto e poi quelli di stone o cobblestone, non mi ricordo, però ci siamo lì. Ok, poi wooden conduit pipe e questo. Poi scaviamo qua e li portiamo. Ah, quanto scava veloce. Adesso sì che scava veloce. Quindi scava più piano. Ok. Mettiamo. Tac, tac. Andiamo su. Possiamo mettere le cobblestone, tanto fanno lo stesso. No, non bastano. Vabbè, tanto però facciamo così. Poi dopo ho intenzione di craftarmi qualche altro motorino e ce lo mettiamo. Via la doccia. E la spostiamo qua. Poi prendiamo la leva e la mettiamo lì. Mettiamo dentro un po' di carbone e vediamo un po' se riusciamo a farci qualche altro motorino. Allora, era lobby test. Affanculo, facciamo scritto engine, facciamo prima. Allora, dov'è? Eccolo qua. Hobbist. Vabbè, la dilettante, via. Serve il gear, placcato oro, pistone e golden nugget. Ok, serve un pochino d'oro. Ce abbiamo 49. Ne prendiamo 4. Ne abbiamo altri 5. Intanto posizioniamo anche questo, almeno ci liberiamo un altro slot. Ok, questo è il pulverizer, perfetto. Tanto facciamo di accumulare un po' di energia. Così tanto facciamo anche per gli altri. Allora, serve bastoncini. Primo motore, secondo motore. Ho intenzione di farne 3 di motori, quindi servirà così. Così, così e così. E ne abbiamo fatti 4. E da questi 4, facendo così, abbiamo i nostri bei ingranaggini di pietra. Poi trasmutiamo questi tutti e li mettiamo lì e facciamo così, e 4 l'abbiamo. Ok, poi serve fare pistoncino, ne servono ben 2. Ok, poi redstone, stone, oh, qualcuno ce l'avevamo, avevamo anche delle altre di queste. Ok, serve un po' di redstone, andiamo a prendere un po' di redstone. Oh, potevamo rimanere senza. Ok, torniamo qua, ora parlo un po' più piano perché si è fatto un po' tardi e c'è un po' di gente a letto. E abbiamo 2 pistoni. Ok, c'è un bel po' di roba qui dentro, poi servono 2 vetri. Facciamo i 2 vetri, i 2 pistoni, questi e questi 3.
1 e 2, perfetto, quindi sono rimaste 20. Possiamo tentare di trasmutarle in lingotti e rimetterle a posto. Ok, altri due lingotti e li rimettiamo a posto. Ok. Già, mancano però i pipe di legno per trasferimento dell'energia. Ne servono altri due. Perciò ne facciamo 8 così, poi ci mettiamo 1, 2 redstone e ne facciamo altri 2 e poi mettiamo tutto a posto. Ok, tac e tac, poi no, sbagliato, poi tac e tac. Ok, questi non si collegano, quindi oh, minchia faccio. Ok, prendiamo il motore. Mettiamo 1 e 1, 2. Dio, serve la chiave. Allora ci serve la nostra wrench. La wrench, 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 wrench. Ingranaggino di legno, che diventa di pietra, che viene poi messo così nel ferro. Ok, poi già che ci siamo, non, beh, qualcuno, non avremo stick, ma l'abbiamo di qua. Facciamo altre due levette. Ok, mettiamo questa qui e questa qui e questo lo giriamo. Perfetto, col tasto destro lo si gira con la wrench in mano. Così e così, e li attivo. Ora avremo molta più energia a disposizione per i nostri bei macchinari, che fanno molto prima a caricarsi, e quindi adesso li riempio di roba. Perfetto, quindi questo dovrebbe essere già messo a posto. Ok, e blu sopra. Ok, il rosso di lato. E ok, perfetto. Andiamo su e ci prendiamo la nostra bella chest e la portiamo giù e la mettiamo qua. Adesso ci metterà tutto qui dentro. Mettiamo già qualche minerale fatto, almeno ce lo leviamo dalle scatole. Ah, ecco. Allora, questo qui. Il resto lo possiamo portare su, lo possiamo mettere qua dentro. Ora è tutto un po' spazio, ma presto, per fare un bel smistamento, avremo tutto perfettamente ordinato. Adesso però abbiamo completamente le ceste piene. Ne devo fare qualche altra. Devo fare diverse altre ceste. Ok. Ok, ne facciamo 3. Perché 3? Perché una la metto qui e due la metto qui. Poi buttiamo dentro questa roba qui. No, questo no. Questa roba qui, questo qua e questo qua. E questo qui. Poi questi qui li cuoceremo. Poi mettiamo dentro questi. Ci prendiamo un po' di questo, o il ferro qui va cotto. Allora, portiamo giù il carbone, che lo andiamo a mettere qua dentro, che me l'avevo dimenticato. Perfetto, è partito. Allora, dovevamo fare degli altri pipe. Stavolta ne facciamo. Il legno ce ne dovremmo già avere. Eccoli qua. Poi ce ne facciamo alcuni di cobble, così, e alcuni ci dovremmo fare di iron, che sono per gli switch, per gli incroci.
Ok. E portiamo tutto nella cesta lì. Perciò ora scavo qui fuori, qui dietro. Almeno il cavolo. Ok. Oh. Mamma mia, c'è tutto che mi lagga. Ok, allora. Mettiamo questi due di legno. Questi due di ferro, che in teoria sono già messi bene, e questi qui di, oddio, di stone, mi risponde male col mouse, così. Quindi la powered furnace non ce n'è bisogno, perché mi dà un solo items. È il pulverizer che mi dà, maledetto, è il pulverizer che me ne dà più di uno, quello perigliosi, ecco qua, il giallo che va, però dovrebbe andare di dietro, perfetto, il giallo va dietro, se mi produce qualcosa in più, mi va lì, non so perché avevo prodotti anche qualcuno di ferro, non lo so. Ma non servono. Ci ritagliamo per qualcos'altro. Ok, perfetto. Abbiamo fatto anche il nostro bel impiantino che ci recupera la roba in più. Qui possiamo chiudere, poi sistemerò quando ho poi voglia, un po' di tempo, lo sistemerò per bene. Ora, qualsiasi items secondario ci produrrà qui, ce lo ritirerà e ce lo butterà nella cesta. Ora, poi, da questo forno costruirò una rolling machine che la userò per craftare un tank che metterò probabilmente qui dietro e terremo tutto il crostatoio che produce questo. Direi che da Killer Nerd, anche per questo piccolo episodio dove ho spostato l'impianto e potenziato leggermente tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!